Allora, dovremmo essere live, credo. Faccio un controllo al volo, ma penso di sì. Sì, siamo live, perfetto. Allora, sono qui oggi, annuncio la prima diretta della pagina Game of Goals, con un autore amico con cui condivido molte passioni, tra l'altro, visto che abbiamo interessi sportivi non in comune, Paolo Farrusca, presento. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Paolo ha già scritto un romanzo in passato, autore di L'ultima estate di Berlino, di Notturno Jugoslavo, scrive di sport, scrive di calcio, scrive anche di altro, e questo nuovo romanzo, Una casacca di seta blu, che vedete qui, parla di calcio, ma poi non solo, perché vedremo che appunto il libro conta assieme lo sport, il calcio, la storia e tantissime vicende appunto che hanno caratterizzato il Novecento, anche in modo, come dire, tragico, per buona parte, insomma. Ok, quindi fatte le dovute presentazioni, attacchiamo subito, Paolo, e ti faccio la prima domanda che è doverosa, insomma, no? Cioè, la prima domanda è la scelta, diciamo, della forma romanzata per raccontare Bela Gutmann, no? Gutmann è un personaggio di... Sì, il libro nasce proprio da questa mia necessità e voglia di mettere nero su bianco 20 anni di letture e di raccolta di informazioni sul periodo, che mi è sempre interessato molto e mi interessava non solo dal punto di vista strettamente calcistico, ma anche dal punto di vista storico. E man mano leggevo o raccoglievo informazioni, mi rendevo conto che i due mondi erano assolutamente legati. Quando si è trattato però, dopo molti anni, di pensare a mettere in forma scritta questi mondi, la scelta del saggio era ormai improponibile perché queste fonti erano completamente irrintracciabili ormai, a cominciare dai libri che dopo 7 traslochi molto spesso sono difficili poi da recuperare. E, per cui mi restava aperta la via del romanzo, che era probabilmente più nelle mie corde stilisticamente, proprio per un fatto di pura scrittura. Era più comoda, tra virgolette, perché si poteva comunque piegare in qualche modo la vicenda a necessità narrative, ma aveva una grande incognita e un problema, e cioè bisognava trovare una figura che avesse alcune caratteristiche. La prima, che fosse stata importante per quello sport, e su Gutmann non ci sono dubbi. La seconda è che fosse collocato cronologicamente in quell'arco di tempo che a me interessava raccontare, per cui il periodo tra le due guerre fondamentalmente e poi con una decina, quindicina d'anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. E la terza caratteristica, che era la più complessa da trovare, era che, trattandosi di un romanzo, questa figura avesse avuto un'esistenza appunto romanzesca, e nessuno meglio di Bela Gutmann, secondo me, per questa posizione, perché lui fugge dall'Ungheria di Horthy, poi vedremo in maniera più dettagliata i motivi e i perché. Si rifugia a Vienna, gioca melacoa solo un paio d'anni e poi da qui, perché già qui comunque a Vienna percepisce un'atmosfera gonfia comunque di astio, e preferisce andarsene negli Stati Uniti a fare il pioniere del calcio là, in uno dei mille tentativi di impiantare il calcio negli Stati Uniti. Deve andarsene, poi fuggire in pratica di nuovo dagli Stati Uniti dopo essersi costruito un'esistenza assolutamente agiata là, con i proventi della sua attività di calciatore, ma la Grande Depressione e il Venerdì Nero, cioè il crollo della borsa di Wall Street, gli fa perdere tutto in poche settimane. Torna a Vienna può stare solo pochi anni perché nel 1938 c'è l'Anschluss, deve fuggire da Vienna, si rifugia probabilmente in Ungheria, anche se, come tu sai molto bene, c'è quel grosso punto di domanda su come lui riuscì a sopravvivere agli eccidi della Seconda Guerra Mondiale. Dall'Ungheria, che alla fine della guerra sta però pian piano scivolando e diventando quella della cortina di ferro, scappa nuovamente, si rifugia in Italia, deve fuggire dall'Italia anche
inseguito dalle memorie di un terribile incidente stradale da lui provocato con anche delle vittime. A Milano, pare? Sì, a Milano. Sì. Va poi in quello che è il suo momento più alto calcisticamente, che sono le vittorie col Benfica, ma anche lì con amarezza pianta tutto, torna per la terza o quarta volta, ho perso il conto, a Vienna, ma qui ha di nuovo questo atteggiamento bipolare da un certo punto di vista da parte dell'ambiente qui, perché se da un lato la federazione gli fa fare l'allenatore della nazionale e lui la gestisce imbattuto per 6 o 7 partite, dall'altro la stampa ritorna ad attaccarlo e lui risente quegli stessi toni degli anni 30 e si può capire con che tipo di amarezza abbia mollato tutto e si sia dimesso. Per cui alla fine è uno sconfitto, secondo me, un'esistenza assolutamente romanzesca. Ho volutamente trascurato la parte sudamericana, ma andò anche là, naturalmente. Uno sconfitto, e probabilmente è anche più facile poi, se vuoi, scriverne degli sconfitti o dei perdenti. Per cui Gutmann mi serviva e l'ho proprio utilizzato, diciamo così. Sì, poi tra l'altro io conoscevo prima Gutmann in una chiave un po' più storica e devo dire che se l'avessi conosciuto personalmente credo che sarebbe stato abbastanza simile a come tu lo dipingi, no? Anche caratterialmente, no? Tu nei tracci hai ritratto molto, come dire, spavaldo, molto, insomma, uno senza peli sulla lingua, diciamo, no? Uno che dice quello che pensa, uno anche un po' amante del rischio per certi versi. Allora, sì, diciamo che la prima fase che tu sottolinei è quella del Gutmann, diciamo, che appunto nasce in quello che è l'allora impero austro-ungarico, a Budapest, e siamo ancora lontani dalla guerra, chiaramente, no? Siamo praticamente a cavallo tra i due secoli, ma Vienna è già una città, come dire, molto ricca, molto florida, intellettualmente, culturalmente, storicamente, così come lo è anche Budapest, ma Vienna in particolar modo è una città, diciamo, che brulica, no? Di idee in cui in un certo momento coincidono vari personaggi, no? Ecco, tu che sei viennese ormai, no, per certi versi, perché sei trapiantato lì da molti anni, cosa ci puoi dire un po' di questo contesto molto, molto ricco della Vienna del tempo? Sì, come dicevi tu esattamente prima, la città era questa, effervescente, forse un po' meno di Praga e un po' meno di Budapest da un certo punto di vista, un po' più conservatrice, diciamo, essendo anche proprio il centro motore di quella monarchia lì. Ma è amaro dirlo, ma già in quella Vienna lì degli ultimi anni dell'Ottocento un certo tipo di atmosfera di quello che veniva detto senza che venisse considerato paradossalmente una cosa negativa, perché se ne parlava molto francamente, cioè dell'antisemitismo come forma di ideale politico, senza che questo fosse considerato, e aveva dei campioni, tra virgolette, tra cui il celeberrimo sindaco di Vienna, Loeger, che era il padrone della città e lo rimase per molti lustri, e poi subito dopo, quando poi il secolo cambiò, bisogna ricordare che Vienna era una città che aveva nelle stesse vie, negli stessi anni, aveva personaggi come Lenin, come Stalin, come Josip Broz, che diventerà poi più famoso come Tito, e soprattutto come il giovane Hitler, appena uscito dal disastro del suo esame all'Accademia dell'Arte, e che comunque assorbiva questa atmosfera che doveva essere davvero carica di rivendicazione, di astio e anche di un certo modo di intendere la politica come presa del potere, comunque fosse. Ecco, questa è un po' l'idea che mi sono fatto di quella Vienna lì, che poi aveva come contraltare quello straordinario personaggio che era Karl Kraus, che per definire tutta questa lenta discesa dell'impero verso la catastrofe usò quella celeberrima frase che poi è stata
molto spesso travisata, attribuita ad altri anche in Italia, ma la frase lapidaria che è di Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, cioè la situazione è senza speranze, ma non seria. E questo erano appunto, credo, i due contraltari di quella Vienna lì. Cioè, da una parte un gruppo di personaggi, di cui i nomi ve li ho detti prima, e poi dall'altra però c'era questa. E quando ci arriva poi Gutmann nel 25, adesso abbiamo superato un po', ma non erano poi cambiate di molto le cose da quel punto di vista. Sì, questa discesa verso gli inferi di cui tu parli viene anche descritta da altri autori importanti, no? Joseph Roth, per esempio, Stefan Zweig, che emigra in America, in Brasile, anche lui poi si suiciderà, appunto raccontando, diciamo, questo mondo perduto, no? Questo mondo per lui ideale, tra l'altro, no? Che ha vissuto e che pian piano ha visto appunto andare a rotoli negli anni successivi. E, ecco, Vienna è esattamente una città, come tu la racconti, molto viva, molto vibrante, moltissime idee, diciamo, che vanno anche in contrasto alle volte, comunque una città in cui molte personalità comunque la popolano. E come risposta, tra l'altro, per esempio, a Luger, che tu hai menzionato, abbiamo anche, per esempio, la nascita del suo, no? Herzl, fonda il suo movimento anche, diciamo, in conseguenza a quell'antisemitismo, alle volte tacito, alle volte no, del quale tu parlavi, per esempio, per dire un altro, insomma, no? E Adolf Hitler, appunto, quando parla della Vienna del tempo, quando parla della sua, come dire, crescita, si può dire, politica, menzionerà sempre Loeger e von Schönauer come i suoi ispiratori, che sono due viennesi, quindi questo appunto per dare un'idea di cosa fosse Vienna in quel periodo lì. E parliamo di una città appunto che forse è così ricca anche perché c'è un melting pot tutto particolare, perché è una città che calamita moltissima gente che dagli angoli più sperduti, anche più poveri dell'impero, a Vienna, perché Vienna appunto un po' l'epicentro dell'impero. Boemi, moravi e comunque diciamo popolazione che fanno parte dell'impero, che vanno molte volte a popolare quelle che sono le periferie, diciamo, di questa città molto molto più ricca. Ecco, una cosa diciamo che mi ha colpito parecchio quando ho approcciato il tuo libro è la scelta del protagonista, il figlio di un giornalista, lui si chiama Martin, ma ciò che mi ha colpito è il cognome Kudlacek, non so bene come pronunciarlo. Sulla prima, sì, Kudlacek, sì. Sì, essendo anch'io un patito comunque di calcio storico, avendo comunque anch'io visto molti giocatori, diciamo, di quel mondo lì, ho subito riconnesso, diciamo, che il cognome fosse un cognome, penso, boemo, se non moravo, insomma, e quindi comunque ho riflesso un po' di quel mondo lì, no? Di questa città che appunto, volente o nolente, comunque accoglie moltissima gente che viene da fuori. Ecco, da questo punto di vista qui, questo melting pot qui, poi dopo ha ovviamente un impatto sulla sfera, no? Sull'arte, sulla musica, sulla vita politica e sociale, ma anche sul calcio, no? Il calcio, che tra l'altro germoglia anch'esso in quegli anni lì, praticamente a cavallo tra i due secoli, no? Com'è che viene influenzato da questa atmosfera politica e sociale della Vienna del tempo? Era visto in maniera una bellissima novità, se ne discuteva nei caffè, quello che si dice dopo aver parlato di filosofia o di teatro, pare davvero che gli allenatori, tra virgolette, da bar, che c'erano anche a quel tempo, disegnassero gli schemi sulle tovaglie dei caffè. Quell'episodio che io racconto poi nel libro di Ugo Meisel, che scrisse i nomi della formazione della partita contro la Scozia sul menù di un caffè, pare che sia effettivamente vero, cioè ci sono riscontri che questa scena sia effettivamente avvenuta. Ma devo dirti però che mi piace molto la domanda che mi hai fatto sulla scelta del cognome, perché non è casuale. Non è casuale, perché in quella Vienna là, e oggi pur con le spinte diverse, per cui oggi qualcosa è cambiato, ma non del tutto, in quella Vienna là si diceva che il vero viennese è una zia di Praga, da un certo punto di vista. E,
E ci sono alcune situazioni che riguardano appunto gli eroi del nostro mondo calcistico, che a questo melting pot, a questa provenienza slava, sono legati e sono collegati. Io sto leggendo proprio, anche se il libro è già uscito, La passione resta, per cui continuo a cercare di leggere situazioni e cose. Sto leggendo una tesi di laurea di un professore italiano che insegna qui a Vienna, Remo Castellini, che in questa tesi sul giornalismo e letteratura nelle trincee della Prima Guerra Mondiale ha dei capitoli importanti dedicati a Meisel e a Pozzo, che appunto a questa guerra parteciparono. E su Ugo Meisel racconta un episodio avvenuto in Svizzera nel quale lui, presentando prima della partita i nomi, i giocatori ai dirigenti della Federazione Svizzera, disse, adesso i nomi te li dico così, probabilmente non sono questi, ma disse, ecco, Moravcik, Sindelar, Šestak, Prohaska, si fermò, si rivolse ai giornalisti austriaci che erano presenti in sala e con un jargon proprio viennese disse Laute Eschen, Laute Böhmen, cioè che vuol dire, guarda, sono tutti boemi, slavi, no? Ed è esattamente così. Perfino quello che è il giocatore comunque simbolo, quello che tutti ricordano, quello che è Sindelar, beh, suo padre veniva appunto dalla Moravia ed era uno di quelle decine di migliaia di muratori che furono coloro che costruirono la Vienna come la conosciamo oggi, cioè quelle decine e decine, centinaia di palazzi costruiti tra il 1880 e il 1914, che fanno sì che Vienna sia come la vediamo oggi, vennero costruiti da queste squadre di persone che venivano chiamati, non a caso, Ziegelböhmen, che vuol dire letteralmente i boemi del mattone. E io me lo immagino un po' come le squadre dei nostri bergamaschi degli anni 50 e 60 che giravano per Milano e c'era veramente questo. E tra l'altro pensa che c'è una questione, visto che abbiamo parlato di nomi e cognomi, proprio su Sindelar. Tu sai che guidando 80 chilometri a nord di Vienna arrivi in Moravia, no? Evidentemente. E superato il confine, lì uno dei primi paesini che incontri si chiama Slavkov, che detto così nel suo nome slavo ci dice poco, se usiamo quello tedesco è un po' più evocativo perché è Austerlitz. In quel paese lì ci sono delle insegne nei locali, piccole taverne, artigiani, e c'è il cognome Sindelar, ma sulla S c'è quell'accento che nelle pronunce slave vorrebbe dire che si dovrebbe pronunciare sci, per cui probabilmente il cognome di Cartavelina da Papirene Mattias non è Sindelar ma Schindelar. C'è qualche possibilità che sia così. Dopodiché tu arrivi in un'altra città, ti chiamano in un certo modo, sei un grandissimo campione a giocare a calcio per cui anche i genitori di partiti da Novara che si chiamavano Platini, poi anche se il figlio era chiamato Platini, non cambiava, sì. Mi viene storia in mente anche Sesta, che originariamente era Sesta, se non sbaglio, sì. Sì. Mentre parlavi mi hai dato molti spunti, uno di questi qua riguarda il jargon viennese, nel senso che c'è una frase, no, di Ugo Meisel, molto molto celebre, che tornerà tra poco, perché ne parleremo ovviamente, sempre in jargon viennese, che non è comprensibile forse oggi, diciamo, una persona, come dire, che non sia di Vienna, nel senso che è molto molto specifica, ma tra un po' la vediamo. Altra cosa invece è sempre il discorso che tu dicevi, no, dei lavoratori che vengono a Vienna, stanziano molte volte nelle periferie e appunto, diciamo, contribuiscono alla Vienna, così come poi diventerà poco dopo, e un po' così come la conosciamo oggi. Però contribuiscono moltissimo anche proprio, diciamo, a quello che è lo sviluppo del gioco, il Rapid Vienna, il Rapid. Rapid Vienna è una squadra storicamente associata appunto, diciamo, alla periferia e agli immigrati che la popolavano. Le coffee house che tu dicevi prima, di cui parlavi prima, proliferano molto, diventano luoghi in cui la gente parla di calcio molto molto attivamente, e Rapid ne ha una che si chiama Café Holub,
Calubo, un altro cognome boemo, presidente appunto della Pil Vienna nei primi anni. Quindi poi alla fine le tessere del Paese vanno tutte comunque ad incastrarsi e calcio, politica e storia non possono essere poi del tutto scisse, no? Perché chiaramente assolutamente no, assolutamente no. Più si va indietro, più è importante appunto darvi dettagli. Poi andiamo avanti. Dimmi Paolo. Dimmi. No, ti interrotto, scusami, dimmi tu. Assolutamente no. Stavo dicendo, sì, appunto, beh, sai, il Rapid, sì, il Rapid è sempre stato, e lo è, forse oggi questa cosa è un po' scemata, è un po' come Milan e Inter, no? Una volta c'era questa visione per cui il Milan forse era legato un po' più a ceti popolari, mentre l'internazionale, e così era forse allora per Rapid Vienna e Amateur e più tardi Austria, che invece erano legati a un certo tipo di borghesia prevalentemente ebraica, peraltro quella dell'Austria-Vienna. C'è un episodio molto, molto simpatico, divertente, che racconta Thorberg, quando dice che giocava la partita Austria-Vienna o Amateur all'epoca contro Aqua. Gli spettatori si menavano, perché allora era abbastanza prassi, e quando un poliziotto cercò di separarne due, uno dei due contendenti disse: no, me lo lasci picchiare che è mio cugino. Non sapevo questo. Sì, conoscevo questo, diciamo, questo distinguo, no, tra Rapid da un lato e Austria-Vienna, e la Qua, che è una squadra molto interessante, che adesso poi vediamo perché è centrale anche per il tuo libro. Assolutamente, sì. La squadra sì. Ancora diversa, anch'essa frutto di un'idea che viene fuori appunto in quegli anni lì, che è quella del sionismo, no? Ed è fondamentalmente la prima squadra, no? Dove Gutmann poi ottiene il grande successo da calciatore, no? Lui è un centro mediano, gioca a Novi Sad, poi torna in Ungheria, gioca all'MTK, poi però dopo un po' per il clima rovente di quegli anni lì, perché nel frattempo appunto la guerra è finita ed è arrivato Orti, Miklos Orti. E su Orti cosa possiamo dire, insomma, Orti arriva e Budapest diventa rovente come città. Sì, tanto è vero che c'è quell'episodio che è grottesco ma anche malinconico, di quella grandissima squadra alle Olimpiadi di Parigi, e lo citiamo ancora nel libro, che però viene trattata a pesci in faccia da quella dirigenza lì, addirittura messi a dormire in un alberghetto, una topaia in senso proprio anche tecnico. C'è questa storia che si racconta in cui Gutmann e altri giocatori della nazionale ungherese appesero per la coda questi ratti alle maniglie delle camere dei dirigenti, e soprattutto, e questo invece credo che sia abbastanza provato, persero apposta quella partita contro l'Egitto. Teniamo conto che all'epoca il calcio africano non era neanche lontanamente paragonabile a quello che è oggi. Quella era una partita che avrebbe potuto finire 10-0 tranquillamente. Addirittura si racconta che il capitano dell'Egitto era terrorizzato quando andarono sul 3-0 per loro, perché aveva paura che a un certo punto fosse stata una sorta di presa in giro e poi che negli ultimi 20 minuti li avrebbero spazzati via, cosa che non avvenne. Ma pare addirittura che alcuni giocatori dell'Ungheria, non so Gutmann, questo non te lo so dire, non siano nemmeno tornati a Budapest, cioè siano andati direttamente in altri posti dove avrebbero potuto avere un'accoglienza migliore. E Gutmann comunque arriva a Vienna, arriva nella Coa, che è, tra l'altro adesso non vorrei dire una cosa per l'altra, ma vuol dire forza. A qua in ebraico vuol dire o forza o potere, sì. Esatto, per cui era un po' era l'idea di dimostrare che ci stavano anche loro. Per cui, tra l'altro, era una multi, come si dice, una multisportiva, come una polisportiva, sì, aveva anche altre discipline. Aveva, sì, sì. Anzi, paradossalmente, il calcio, pur con quella vittoria strepitosa, ma non fu quello, non fu credo lo sport dove ebbero più successi. Ci furono scherma, ginnastica, nuoto, dove ebbero molto più successo.
Anche il wrestling, credo, con Hirsch. Mickey Hirsch era un grande wrestler che vinse, penso, 9 a Los Angeles. Sì. Ok, per cui siamo al 32, per cui siamo assolutamente. Sì. E però lì, ecco, ci fu questa scelta, ma credo dettata comunque ancora una volta dall'atmosfera, di andarsene, perché poi quella squadra vinse con quella straordinaria, e di nuovo Thorberg che racconta quell'ultima partita con l'episodio del portiere. Cioè, quando leggo quell'episodio del portiere e quel modo di stare in campo di Gutmann, in campo come nella vita, come diceva Rocco da un certo punto di vista, mi si rafforza l'ipotesi di quella sua somiglianza con Ernst Happel, cioè che sia Ernst Happel che abbia preso il testimone da Gutmann e abbia continuato in qualche modo quel tipo di Happel. Si racconta che sul 6-0 in una partita del Rapid, con la palla tra i suoi piedi al limite dell'area, lui giocava libero, si girasse al volo e tirasse una cannonata verso la propria porta, verso il proprio portiere, il quale miracolosamente la prese, lo coprì di insulti e Happel rispondesse: volevo vedere se eri concentrato. questo era Ernst Happel, ma è una cosa che avrebbe potuto tranquillamente fare anche Gutmann, cioè li vedo veramente. Sì. Però tornando al discorso Acqua, la squadra venne smantellata, una squadra che era campione d'Austria, e invece andarono quasi... Aggiungo una cosa sull'Acqua. La Coa è una squadra che attinge molto dall'Ungheria, no? Perché oltre a Bella Gutmann, anche altri giocatori molto importanti del tempo poi passano appunto per le file della Coa. C'è Eisenhofer, c'è Erno Schwarz, c'è... chi è che c'era? Ce n'erano 3 o 4 che poi si unirono alla Coa. C'era Grunwald. Tanti giocatori appunto, diciamo, prendono e vanno appunto a rimpinguare le file della Coa, scappando appunto dall'Ungheria per i motivi che tu poi dicevi prima. Però appunto, diciamo, un po' un fuoco di paglia, perché loro vincono lo scudetto, poi il campionato austriaco sarà ricchissimo negli anni a seguire, con vittorie di Austria-Vienna, Rapid, First Vienna un po' dopo magari, e Admira, ma la Coa ovviamente, poi ci racconterai perché, purtroppo va un po' a scatafascio. Che succede? Appunto c'è questa idea di andare negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sembravano, e d'altronde è anche comprensibile, c'è anche un discorso meramente economico, perché anche se il professionismo in Austria, grazie a Hugo Meisel, peraltro, stava cominciando a prendere piede, sembrava che gli stipendi che giravano negli Stati Uniti non fossero neanche lontanamente paragonabili. Pare che questi ragazzi partissero solo con l'idea di fare una tournée e poi si fermassero poi là e cominciassero a avere le esistenze là. Sai, parlando di fonti, quello che raccontava Gutmann, io l'ho appreso da una serie di notizie trasferite, di informazioni da vari giornali, però è molto interessante, molto divertente quando lui dice: beh, insomma, nelle prime partite, se la palla andava in rete il pubblico non esultava, ma se io tiravo sopra la traversa lo assaltavano tutti in piedi. Questo per dirti quello che però purtroppo e quello fu, credo, uno dei vari tentativi di far attecchire quello sport lì negli Stati Uniti, ma però fallì in realtà, perché quella lega non ebbe poi un futuro, e a causa appunto della grande depressione e del crollo di Wall Street, lui dovette tra l'altro, pare anche fuggito a Vienna, inseguito da accuse di aver violato la legge sul proibizionismo a New York, peraltro, nel suo bar di New York arrivava gente tipo Houdini, il mago Houdini, che era ungherese anche lui, e che aveva, per cui, e però fugge, scappa di nuovo a Vienna. Va a Vienna, e siamo nella Vienna dove sta iniziando a nascere il Wunder Team. Esattamente, sì, correttissimo. Bella Gutmann, appunto, poi la Coa, diciamo, poi scomparirà un po' dai radar del calcio che conta, andrà in vita, un'arena, però non avrà più nessun esplosivo. Diciamo che però rimane molto questa impresa, perché fu un'impresa, come dire, anche un po' identitaria, no? La quale nasce
qualche squadra molto legata al sionismo, faceva un tournée da un punto di vista appunto sportivo, però anche economico, come dicevi tu, per raccogliere fondi, però la loro rovina in un certo senso, perché poi a livello sportivo appunto nel giro di due stati la squadra si smantellò, i giocatori vennero appunto contrattati da New York Giants e Brooklyn Wanderers, e lì fondamentalmente fu un po' l'epilogo della quad al livello, diciamo. Torna a Vienna, e siamo nei primi anni 30, e come dici tu, appunto, è nato, sta per nascere, comunque siamo, diciamo, nella piena evoluzione di quello che è il Wunder Team austriaco, o meglio, la miglior nazionale austriaca della storia, perché mai come in quegli anni lì l'Austria ha avuto un tale ricambio di talenti, insomma, no? Ecco, il Wunder Team, forse quando... ci si avvicinarono un pochino nel 54 con quella semifinale, sì, anche sfortunata, con quei 35 gradi in Svizzera che costarono probabilmente la partita. Ecco, ma sì, ma in ogni caso resta assolutamente un unicum nella storia del calcio austriaco, questo sicuro. Quindi si reinsedia a Vienna e appunto nasce il Wunder Team. Nasce e con un episodio, insomma, che tuttora è molte volte ricordato, no? Con Ugo Meis, che poi presso Rincafè dà una lista, diciamo, di nomi ai giornalisti. Cosa ci puoi dire di questo episodio specifico? Sì, allora tenete presente che il rapporto tra Ugo Meisel e Sindelar non era un buon rapporto, paradossalmente, perché ci fu tra l'altro tra i due una terrificante litigata in un viaggio di ritorno in treno da una partita persa in Germania, nella quale Meisel disse: ecco, avete visto voi con i vostri dribbling, i vostri passaggini, le vostre finte, come abbiamo perso. E Sindelar gli ribatté: avremmo dovuto farne ancora di più di dribbling, ancora un po' più di finte, ancora un po' più. E questo costò a Sindelar la cacciata dalla squadra, e credo restò per 13 o 14 partite non convocato dalla nazionale. E cosa che suscitò le ire della stampa locale. Infatti in questa partita contro la Scozia, che allora, ricordiamo, era imbattuta in Europa, giocarono a Hohe Warte, in questo straordinario posto che adesso tra l'altro sta pian piano cercando di far tornare un po' i vecchi fasti, anche se non sarà facile, e Meisel decide di riconvocare Sindelar. C'è questa scenetta che pare sia effettivamente successa, dove lui convoca tutta la stampa austriaca in questo caffè, scrive i nomi della formazione sul menù, lancia il menù in mezzo al pubblico urlando in tedesco "Da Abzir Schmiranski Team", che è una frase pressoché intraducibile, che probabilmente Beppe Viola avrebbe detto: avete la vostra squadra di Venezia, cioè di tutti quelli che vogliono dribblare, che vogliono saltare l'uomo, che vogliono fare le finte, così via e così via. Mentre Meisel era un pochino più, diciamo, legato a un tipo di calcio più anglosassone, da un certo punto di vista up and down, e comunque correre. Questa frizione tra i due c'era assolutamente. Assolutamente. E però in quella partita vincono 5-0, per cui probabilmente anche Meisel si convince che, insomma, probabilmente la strada era giusta. Credo che se non avessero vinto 5-0 e che se Sindelar non avesse fatto la partita che ha fatto, perché fece una grande partita, non l'avremmo più rivisto e magari non se ne sarebbe parlato. Magari non avrebbero parlato come fuori classe dell'Austria-Vienna, ma non tanto della nazionale a quel punto lì, perché poi Sindelar è appunto un personaggio molto importante e per la nazionale, per la sua squadra, chiaramente. Però effettivamente sì, è vero quello che tu dici, Meisel non ebbe mai, come dire, il colpo di fulmine per Sindelar, no? Lo ebbe di più, per esempio, per Joseph Bitzan, per dire, come giocatore, che era un altro membro del Wunder Team nei primi anni, diciamo. E penso che non avrebbe mai una risposta su perché Meisel non adorasse Sindelar, no? Perché un giocatore di quel talento, conosciuto per il suo gesto, la sua tecnica così,
per molti era unico, no? Però non per Miles, che evidentemente, come tu dici, magari aveva una visione del calcio un po' più anglofona e magari pensava un attaccante un po' più strutturato, un po' più alto magari, e non tanto gracile come appunto, appunto Cartavedino. Questa potrebbe essere magari una spiegazione. Su Sindar io e te abbiamo già discusso in privato in altre situazioni. Io ricordo, allora, per me, quando sono arrivato a Vienna, Cartavelina Sindelar era così, era un verso strano, che ma sapevo che era un calciatore, che sto parlando di 25 anni fa, e parlando con un giornalista qui, gli chiesi, beh, ma questo qui che ha questa fama, questa aura, era il più forte della sua epoca, lui mi disse, ma più forte, non lo so, beh, allora quello che ha segnato di più, lui mi disse, no, c'è gente che ne ha fatti molti di più di gol, vabbè, ma allora è stato quello che ha vinto di più? No, dice, ha vinto poco, ha vinto relativamente pochi, ma allora? E lui mi rispose con una frase ancora di Thorberg, mi scuso se continuo a citare questo, ma oggettivamente per quel periodo è stato, credo, lo scrittore che più ha insistito sui temi, e disse, era il più amato da tutti, era amato da tutti i viennesi che lo avevano conosciuto, perciò da tutti i viennesi. Sì, l'avevo letta questa frase, molto molto bella. Sì. È molto bella, sì, è molto bella, e allora ti posso dire che io l'ho sperimentata sulla mia pelle, perché poche settimane dopo, andando al Prater a cercare la tomba di Sindelar, e allora tieni conto che non c'era internet per andare a vedere dove, e al cimitero centrale sono 6 milioni di tombe, io sapevo solo qual era l'ingresso, e arrivo all'ingresso e il custode è un ragazzo punk, con cresta arancio, giubbino di pelle nera, braccia tatuate, che sta ascoltando col Walkman nel suo gabbiotto. Io dico, vabbè, questo qua, se gli chiedo di sì, cioè, figurati, allora, e comincio a dire, beh, la prendo... I Sex Pistols. La prendo alla lontana e comincio, scusi, io cercavo un calciatore degli anni... Lui si fa così, dice, Sindelar... Entri, fa a destra, prende il primo viale a destra, poi a sinistra la vede subito. Ecco, questo per dirti. E poi arrivo lì e sulla tomba c'è un mazzo di fiori con un nastrino bianco-verde, che sono i colori del Rapid. Che sarebbe come se sulla tomba di un giocatore importante dell'Inter o del Milan ci fosse... No? Certo. Per dirti, guarda, io se devo fare così un paragone, secondo me per loro Sindelar è Baggio, come idea. Molte cose che vedo in comune, una classe incommensurabile rispetto agli altri compagni di squadra, grande umiltà fuori dal campo, per esempio, addirittura incidenti alle ginocchia, per Sindelar meno gravi di quelle di Baggio, ma comunque sempre con la sua carriera in forse per il ginocchio. Tanti gol, vinto poco, amato da tutti. Ecco, alla fine questo veramente mi sembra l'identikit, il paragone più azzeccato su Sindelar sia assolutamente Roberto Baggio. Invece se paragoniamo l'Austria, facendo un paragone andando per squadre, a un'altra squadra, magari anch'essa molto forte, molto innovativa, che ha vinto poco, viene in mente magari Ungheria, forse, no? Altra squadra spettacolare, che non è vero che non vinse nulla, perché comunque l'Ungheria vince le Olimpiadi, poi dopo la Coppa Internazionale, così come ha fatto anche Sindelar una volta, ma diciamo stecca poi nella partita più attesa, no? Quella con la Germania del 54. Però parliamo molto di più dell'Ungheria di quanto non parliamo della Germania, chiaramente, no? Perché al di là della vittoria, poi insomma... Ma guarda, quella è una partita, adesso sembra di dire, beh, stiamo parlando del libro, per cui sì, anche di quella si parla nel libro. È una delle tre partite, secondo me, più incredibili. Le altre due, e dopo magari ne parliamo, anche se bisogna tornare un po' indietro nel tempo, sono Juventus-Admira, anzi più esattamente Admira-Juventus a Vienna, nelle stesse ore del colpo di Stato del luglio del 34, e soprattutto la... per me spettrale, terrificante, inimmaginabile, Rapid Vienna Schalke 04 a Berlino al pomeriggio del giorno nel quale 3 milioni di soldati dell'Asse hanno invaso l'Unione Sovietica. Quella per me, con 90.000 spettatori
a Berlino. Ma tornando a Ungheria, Germania, Ovest, lì c'è una cosa che sì, davvero, sai, alcuni dicono, ma se l'Ungheria avesse vinto quella partita probabilmente la storia sarebbe andata diversamente, chissà, magari è vero. Quando vinsero contro l'Inghilterra 6-3 a Wembley l'anno prima, c'erano 400.000 persone ad accogliere alla stazione di Budapest. Se avessero vinto anche quella finale ce ne sarebbero state altrettante, non lo so se sarebbe cambiata la storia. Certo è stata una partita, un incrocio terribile, perché paradossalmente solo 9 anni dopo la Germania ritorna invece nel novero delle nazioni tra virgolette civili con quella vittoria, cioè è come quasi se si sia reiscritta, e sono passati solo 9 anni, se ci pensi è veramente un lasso di tempo ridottissimo, con una situazione che io fatico a digerire, ma che magari probabilmente perché sono male informato, che è quella di Ebersberger. Perché Ebersberger è lo stesso individuo che negli spogliatoi del Prater nella primavera del 38 insiste con Sindelar un bel po' per fargli giocare quella partita, quel mondiale con questa nuova Germania. E io credo che, insomma, nel 38, se tu sei, per poco interesse che avesse Hitler per il calcio, che anzi non sopportava, dicono che fosse una cosa che non gli piaceva minimamente, tu non fai il commissario tecnico della nazionale tedesca del 1938, se comunque un certo tipo, questa è la mia visione, e che lui ancora nel 54 fosse ancora seduto lì, per me resta un po' un mistero. Questo te lo confesso così. Però credo non è l'unico caso, anche perché poi nel libro, se vuoi, si cita anche questa situazione relativa all'Austria e ai vari ministri del governo Kreisky o anche di altri governi che avevano un passato quantomeno ambiguo, insomma, da quel punto di vista. Sì, molti dirigenti anche dei club al tempo erano, si diceva fossero comunque, come dire, incline a certe idee, no? E diciamo che di quell'Ungheria lì, tra tutte le stelle, quella più luccicante ovviamente era Puskas, no? Puskas è un giocatore che è per tutti ancora oggi uno dei primi giocatori della storia del calcio, e Puskas cresce calcisticamente più o meno in concomitanza a quando Gutmann appunto comincia ad allenare, è un ragazzino quando Gutmann comincia ad allenare, e prima che appunto Gutmann ha modo di vincere un trofeo con lui, Pest, siamo nel 39, ci sono 2-3 step, no? Lui torna dall'America, abbiamo detto, torna in Austria, comincia ad allenare e fa delle esperienze un po' di gavetta, diciamo, no? Perché va in Olanda, ma l'Olanda al tempo non è un campionato, come dire, molto competitivo, e passa alla Coa. Poi dopo avviene un momento che comunque sia è cruciale, no? Che è quello dell'Anschluss, la Coa viene smantellata e dopo poco Béla Gutmann torna in Ungheria, che adesso diventa un po' più sicura rispetto a Vienna, e prende in mano la panchina dell'Újpest, che è un nome che magari oggi dice poco a molti perché non è una squadra molto in voga, ma al tempo è con Ferencváros la squadra più dominante in Ungheria. Gutmann succede a Sternberg, altro giocatore, allenatore ebreo che tornerà in America perché fiuta un po' il pericolo del momento, prende in mano la squadra e comincia appunto, diciamo, la sua carriera da allenatore vincente, no? Perché con lui comincia, diciamo, a vincere. Ecco, vince, credo, la Mitropa, credo l'ultima fiammata tra virgolette di un'Europa in pace, se non vado errato era agosto del 39 o luglio 39, assolutamente sì, tant'è vero che proprio settimane prima della grande deflagrazione, diciamo. Corretto, sì, tra l'altro una cosa interessante è che lui in mezzo ha fatto anche una nuova piccola parentesi in America, è tornato in America con un visto, ma poi non si sa perché torna in Europa, e poco dopo che torna Miklos Horthy emana una nuova legge antisemita che ovviamente poi, diciamo, condiziona anche la sua vita, insomma. Lui comunque comincia ad allenare,
vince appunto la Mitropa del 39, come hai ricordato tu, ed è un momento molto molto critico, tanto è vero che quella dopo non si giocherà, perché nel 40 viene interrotta a causa appunto dei venti di guerra che soffrono sull'Europa. Però appunto, diciamo, quello è un primo trofeo che lui vince a livello internazionale, no? Perché noi conosciamo molto bene magari la Coppa Campioni, le Coppe Campioni vinte con il Benfica, ma si parla molto meno appunto del fatto che Béla Guttmann vince anche quella che è la Coppa Campioni dell'anteguerra, no? Ecco, diciamo che la Mitropa, lui aveva, lì comincia un po' ad allenare dei grandi giocatori, no? Perché ha finalmente modo di avere una squadra molto molto forte e allena forse il primo fuori classe del tempo, che l'anno prima ha giocato una finale contro l'Italia, che è Gyula Zengeler, attaccante, diciamo, insomma, molto prolifico, no? Fa un casino di gol e che è determinante, diciamo, per la vittoria. Poi però appunto abbiamo pronunciato un qualcosa, avviene che la carriera di Béla Guttmann si interrompe bruscamente per la guerra, e nella fattispecie però anche ovviamente perché Béla Guttmann è ebreo e ovviamente per lui le complicazioni sono non doppie, sono 10 volte di più, no? Con tutto quello che accade in Ungheria in quegli anni lì. Possiamo un po' riassumere questa finestra, diciamo, che va dal 39 al 45? Qui ci vorrebbe un'altra voce, in realtà. Okay. Nel senso, io non vorrei fare adesso la parodia di quello che disse lui, cioè disse: io non ne voglio parlare per rispetto verso quelle che non ce l'hanno fatta, però mi sembra una posizione che ho, per la quale ho grande stima da un certo punto di vista. Il discorso dei sommersi e dei salvati, ecco, solo questo è. Io tra l'altro questa frase mi sono permesso di metterla nel libro, spero che chi per primo l'ha pensata mi abbia perdonato, perché comunque è stata fatta fin di bene questo plagio, ma ci tenevo in particolar modo a scrivere queste due parole, sommersi e salvati. Mi è sempre piaciuto moltissimo nel primo momento in cui, il primo libro in realtà in cui potevo parlare di sta roba, ho pensato di metterla. Altro, francamente, davvero, ma non per pudore o per, come dire, c'è anche un discorso magari di non sentirsi proprio all'altezza, se vuoi, no? Stiamo parlando di due piani diversi, di un'altra voce, appunto, che ci vorrebbe. Sì, no, tra l'altro c'è molto mistero sulla vicenda in sé, nel senso che lui non ne parlò quasi mai, vennero fatte delle ricostruzioni, però effettivamente il perché, il modo, il perché, per come lui si salvò ancora rimane un po' avvolto nel mistero. Io ho anche letto, adesso non ricordo dove, tanto per cambiare, che si diceva che lui, assieme a, peraltro, a Chrysler, a quello che poi fu l'allenatore della Juventus, si salvasse saltando in corsa da un treno. Epstein. Allenatore poi del Torino, allora sì. Per cui, però, questa, ecco, qui io sinceramente non so dirti se sia vero, ma naturalmente sarebbe. Non sarei stupito, conoscendo il personaggio, certamente avrebbe avuto la freddezza e la lucidità di fare una scelta così, però. Sì, è molto difficile ripercorrere quello che è stato quell'anno lì, magari prima gli avvenimenti sono più noti, ovvero il fatto che lui è in Ungheria, un'Ungheria, diciamo, che strizza l'occhio al nazismo e che paradossalmente per questo motivo non viene invasa, quindi paradossalmente, diciamo, nonostante questa alleanza qui, nonostante comunque delle leggi appunto razziali, lui si sente più sicuro, diciamo, no? Poi le cose peggiorano molto. Nel momento in cui c'è uno scenario simile italiano, cioè nel momento in cui i vertici, adesso sto andando un po' a memoria, se c'è qualche storico in linea poi mi bastoneranno con i commenti, mi sembra di ricordare che ci fu uno scenario tipo 8 settembre italiano, cioè nel momento in cui i vertici ungheresi si rendono conto che la guerra è persa, cercano di scendere, di mollare la Germania, e Hitler reagisce nello stesso modo con cui ha reagito con l'Italia, cioè con un'invasione militare, un'occupazione militare di una zona che, appunto, come dicevi tu prima, non era stata occupata.
Adesso mi sembra che sia andata esattamente così, e da quel momento cominciano i problemi ancora maggiori per tutti quelli che si erano nascosti e che avevano sperato comunque di restare lì in qualche modo. Tra l'altro, proprio recentemente ho letto che qui al confine fra Austria e Ungheria ci fu una marcia terrificante di gente che scappava dall'Ungheria e veniva portata qui in Austria. L'ho letto proprio recentemente. Però ripeto, sì. Gio, ci vorrebbe un'altra voce, non siamo... No, ma assolutamente ragionevole, tra l'altro. Poi quando invece l'Ungheria finisce nelle mani delle croci crociate, le cose lì degenerano completamente, perché parliamo di un partito, no? Di un gruppo che viene descritto come più feroce rispetto all'SS. Le croci crociate si diceva che non portassero neanche le persone nei campi, ma che le trucidassero appunto subito. Quindi in quel momento lì le cose proprio degenerano, diciamo, del tutto. E quindi niente, poi Bella Gutmann, come dire, risorge un po' dalle ceneri. Io ho un amico che ha scritto un libro, una biografia su Gutmann, e la chiama appunto il grande ritorno, la grande rimonta, la chiama nel senso che lui praticamente, nonostante tutte queste traversie, poi appunto dopo riemerge, e come dire, a partire dal 45 vive una seconda giovinezza personale, sportiva, e a partire da lì ci sono degli eventi che sono un po' più noti, alcuni tra l'altro sono vicende italiane, perché avviene appunto in Italia, alcune sono molto note perché sono più recenti, sono vincenti col Benfica, poi c'è di mezzo anche tra le due anche l'arrivo in Brasile, per un po', non per tanto, però lui, così come altri allenatori, negli anni in cui il Brasile appunto comincia a vincere, guarda caso sono lì, no? Nel senso che Gutmann è lì proprio in quegli anni lì, non è l'unico, e ci può essere un collegamento tra le due cose? Allora, tutte le persone ben più competenti di me dal punto di vista strettamente calcistico e tattico, in tutto quello che io ho letto in giro, sostengono che l'enorme talento calcistico del Brasile, perché c'era, riuscì a diventare vincente perché sfruttò la disciplina tattica e il modo di stare in campo che Gutmann aveva portato lì a insegnare a quelle squadre di club dove allenò in Sud America genericamente. Per cui quel Brasile del 58 e poi ancora del 62, di queste lezioni trasse veramente profitto. Questo ripeto, sinceramente io credo sia vero, perché sono vari che ne parlano in maniera molto dettagliata. Il discorso, mi sembra si chiami, del quadrato magico, cioè di quello spostamento, shiftamento dei centrocampisti rispetto a quello che era, come si giocava fino ad allora, ma in qualche modo, non so perché, istintivamente sono quasi portato a credere che il grande input che Gutmann diede lì fu il modo di stare in campo, cioè il fatto di dire che bisogna anche vincerla la partita e non solo giocare bene e fare palleggi. Cioè questa idea di agonismo e comunque di capacità anche di dar battaglia, insomma. Credo che questo sia stato certamente tra i maggiori contributi che lui diede nella parentesi sudamericana. Io ho anche una sensazione, ovvero quella che se lui fosse arrivato 10 anni prima, magari in Brasile, magari la finale del 50 finiva diversamente, perché in quella partita con l'Uruguay il Brasile la getta un po' all'ortica, no? Anche perché sì. Magari allora, con un allenatore un po' più... Anche quella del 54, in fondo... nel 54 anche il Brasile perse male nei quarti, credo uscì, adesso non ricordo esattamente, però certamente avevano questo enorme talento che poi venne naturalmente fuori. Io credo che lui stesso abbia avuto anche qualche altro rimpianto, insomma, ecco. Il fatto appunto di essersene andato forse nell'età migliore del calciatore, in un
in un campionato che non contava, fosse rimasto qui, fosse andato a giocare magari nello Slavia Praga piuttosto che, non so, nel Rapid stesso, comunque probabilmente avremmo parlato di uno dei più forti centrocampisti dell'epoca, se non del più forte. Sì, lui quando va alla Coa in effetti viene fuori un titolo in cui si elogia un po' questo acquisto molto importante, quando va in America poi effettivamente lui è quello più pagato, è quello insomma che riceve più, è anche molto abile a contrattare, no? Lui prendeva anche dei soldi, diciamo dei biglietti, cose così, perché era un po' il volto, no, di quella squadra lì, e occupa un ruolo che diciamo oggi è un po' difficile da definire, perché al tempo chi giocava dove giocava lui, centro mediano, aveva una doppia funzione, no? Quella più di costruzione e quella più diciamo difensiva, no? Quindi doveva essere un pochettino, come dire, un incontrista, un Desai, ma anche uno praticamente alla prima, uno che lanciava, uno che si sentiva. E Gutmann era un po' il cervello da questo punto di vista qui, sì, diciamo che forse dovendo identificare qualche nome, come dire, il suo concorrente al tempo, giocatori, diciamo, di quel ruolo lì che abbiano avuto un impatto, viene in mente Pešekada della Cecoslovacchia, capitano, ha vinto molto con lo Sparta, mi viene in mente Sandor Brody, altro giocatore ungherese, Kovi, che poi allenò, che era un altro centromediano, però insomma, i nomi poi sono quelli più o meno, no? Nell'Austria c'era Smistic, che era un giocatore un po' diverso perché era più fisicato, più alto. Anche del Wunder Team, no? Mi sembra di ricordare. Il Wunder Team, sì, lui giocava nel Rapid, credo, e nel Wunder Team poi effettivamente occupava quel ruolo lì, sì, esattamente. E quindi diciamo Zengeler il primo campione che lui fondamentalmente incrocia, non dirà molto a qualcuno, però sicuramente chi ci segue ha più familiarità magari con Nord e Schiaffino, no? Che Gutmann poi incrocia nella sua parentesi Milan, prima in mezzo lui a un certo punto incrocia brevemente anche Ferenc Puskás, che è molto giovane, con cui anche un diverbio tra l'altro, no? Perché appunto Puskás era molto coccolato, essendo il figlio appunto del vecchio allenatore, con Gutmann litiga, poi si specificheranno, comunque diciamo che dopo Zengeler, dopo Puskás, ci sono appunto nella sua vita Schiaffino e Nordahl. Poi guarda, io mi permetterei di metterci Maldini, e dico proprio Maldini senza dire nome di battesimo, perché tutto sommato se c'è stata quella storia milanista della famiglia Maldini, c'è un po' di merito anche in Gutmann, che fu lui che portò Maldini da Trieste al Milan. Posso raccontarti un episodio velocissimo sul Gutmann milanista? Anche non velocissimo, quello che è il tempo che ci vuole, mi interessa. Che riguarda poi ancora me e Vienna, non l'ho messo nel libro perché comunque... erano già molti anni fa, per cui io sapevo bene chi era Gutmann, anche se l'idea di scriverne un libro era molto lontana. In una cosa che non faccio mai, cioè guardare una vetrina di una gioielleria, c'era un orologio d'oro e sul fondello era inciso AC Milan, campione d'Italia 54-55, Béla Gutmann. Ah, ok. Io allora non sapevo la storia, l'ho letta molti anni dopo, lui venne esonerato da primo in classifica, ma i giocatori, tra cui Schiaffino, e Nordahl e Maldini, pretesero, e Lidholm, tra l'altro, Lidholm anche. Pretesero che lui fosse invitato alla cena sociale della premiazione e che anche lui avesse il premio scudetto, che era l'orologio d'oro conico. E poi, dato che poi Gutmann morto a Vienna, finito la sua esistenza qui, probabilmente per vie che adesso chissà come sono, quell'orologio è finito in quella vetrina e oggi sinceramente con tutto quello che poi ho preso, probabilmente cercherei anche di fare due passi per entrarci in quel negozio, però ricordo benissimo questo episodio, e che poi sono queste cose che ti ricolleghi E secondo te nel 90, finale di Coppa Campioni, no? Disputata al Parate, tra l'altro, Béla Gutmann, chi ti fava tra il Milan e il... Sai, c'è questa storia non provata. Si dice che quella mattina, la mattina della finale,
un gruppo di dirigenti e giocatori del Benfica andarono nella parte ebraica del cimitero centrale dove c'è Gutmann a pregarlo di far finire la maledizione celeberrima. Dato che non ha funzionato, cioè ha vinto il Milan, credo che Gutmann abbia tirato ancora Milan. Allora, io sono più o meno in conclusione adesso, ma ho ancora altre due domande. Abbiamo elencato un po' di campioni, chiaramente poi, a parte quelli già elencati, dopo c'è stato Eusebio che è stato chiave, no? Gutmann ha un ruolo sia, diciamo, nell'acquisto del giocatore e sia poi, appunto, come dire, nel far sì che Eusebio diventi Eusebio e lo porti poi a vincere la seconda Coppa Campioni del Benfica. Ecco, io, allora, su Bella Gutmann, più da un punto di vista caratteriale, ho sempre cercato un po' di capire quale paragone fosse più azzeccato, no? Perché comunque c'è chi lo paragona un po' a Mourinho, per la sua capacità che aveva già il tempo di avere a che fare con i media, con i giornalisti, chi un po' a Eleni Herrera, no? Per la spavalderia assoluta, bene, magari poi tecnicamente fossero diversi come filosofia di calcio, però comunque il modo di essere, e chi magari un po' di più, parlando un po' più di aspetti tecnici, a chi è venuto dopo, quindi magari a Guardiola, per il fatto che lui fosse figlio di un calcio, votato all'attacco, fatto di passaggi, cose così. Prendo tu, trovare un paragone. Quale allenatore secondo te ha somigliato di più a Bela Gutmann, quelli che conosciamo? Ne parlavamo prima. Secondo me, per come lo conosco io, da un punto di vista puramente caratteriale, è Ernst Happel. Dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della filosofia calcistica, no, penso che avessero concezioni non proprio uguali, però caratterialmente, secondo me, sono padre e figlio. Pensa che paradossalmente Appel finisce di giocare nel Rapid e inizia a fare sedersi in panchina come aiuto allenatore, e la prima partita nella quale Appel si siede in panchina come aiuto allenatore è un quarto di finale o semifinale di Coppa dei Campioni a Vienna, Rapid Benfica. Gutmann sulla panchina del Benfica e Ernst Happel sulla panchina come vice del Rapid. Partita che finisce poi con invasione di campo, lacrimogeni, squadre assediate negli spogliatoi dai tifosi e così via. Ma c'è questa, non dico un passaggio di consegna, ma secondo me, per quello che leggo io di come si comportava Happel con i suoi giocatori e come si comportava Gutmann con i suoi giocatori, con i dirigenti e con Gunter Netzer di Apple, diceva: per i 90 minuti quando giochiamo io sono tranquillissimo, non mi agito in conferenza stampa, da dirigente dell'Amburgo. O Horst Rubesch che di Ernst Happel diceva: ragazzi, io ho avuto un senso di disagio e di enorme non sottomissione, ma quando ho incontrato due persone, la prima in udienza privata in Vaticano con la Germania, con Karol Wojtyła, e la seconda volta, la prima volta che Appel è entrato nello spogliatoio dell'Amburgo. Io credo che Gutmann fosse così, fosse assolutamente con questo tipo di atteggiamento, per cui sì, io direi Ernst Happel. Grazie Appel. Ma diciamo che, allora, tornando un attimo al personaggio del tuo libro, no? Martin Kudlacek ha modo comunque di conoscere Bela Gutmann, lo fa inizialmente, diciamo, in una camera di ospedale, no? Poi dopo in giro per la città, e scopre passo per passo un po', diciamo, la vita, la carriera dell'allenatore. Gli fa varie domande, no? Lui alle volte risponde in maniera precisa, altre volte invece magari no, altre volte te viceversa. Però tu, diciamo, no? Che hai conosciuto Bela Gutmann attraverso il tuo studio praticamente di questo periodo qui, se un domani te lo trovassi praticamente a infestare una coffee house o un qualunque luogo della tua Vienna, diciamo, no? E avessi a disposizione, facciamo due domande, non una, due domande da porgergli, perché so che sono di più in realtà, ma facciamo due. Cos'è che rimane in sospeso? Cos'è che ancora non ti è chiaro? Cos'è che ti stuzzicherebbe chiedergli? Guarda, è bellissima questa. La prima te la devo dire da tifoso, la prima ovviamente gli direi quando vieni a allenare il Brescia, perché credo che sarebbe la prima, avremo bisogno di uno così, uno che no, a parte le battute, no, ecco, sì, una cosa sì, e cioè questa: se ha
tornasse indietro, potendo tornare indietro, rinuncerebbe a quello scatto di orgoglio che lo portò a dare le dimissioni dal Benfica, sapendo che quella squadra lì che aveva costruito lui con Eusebio, di Coppa dei Campioni avrebbe vinte ancora varie, probabilmente, perché senza di lui andarono in finale, credo, altre due volte nel giro di contro Inter e Milan. Sì, una volta con, sì, con l'Inter sicuramente sì. Sì, sì, con Milan. Sì. Le persero tutte e due, e chissà come sarebbe andata con lui in panchina. E per cui mi chiedo se tornasse indietro rinuncerebbe a quello scatto, anche se la risposta temo di conoscerla. Io provo a dare un'interpretazione alla prima domanda che hai fatto, alla prima risposta che hai dato, quella sul se venisse ad allenare il Brescia. Allora, la mia risposta è che temo di no, però devo dire che il Brescia ha avuto un giocatore, Andrea Pirlo, che messo lì da Mazzone, messo in quel ruolo da Mazzone, da play basso, ha poi influenzato moltissimo nel calcio internazionale che è venuto fuori dopo. Oggi vedo molte squadre appunto che hanno preso questa cosa, che fece Mazzone a Brescia la prima volta e hanno cercato di implementarla, chiaramente con fortuna alterna, perché poi Pirlo è un giocatore unico, quindi replicare Pirlo non era facile, no? Però comunque sia ad oggi, diciamo, quell'innovazione lì, quella sperimentazione molto italiana, no? Perché noi giocavamo moltissimo con un medianaccio lì, con un incontrista, poi dopo ha portato dei saluti anche più avanti. E diciamo, ci siamo, penso, alla fin fine, qualche altra cosa da aggiungere che non abbiamo detto, qualcosa di... Io voglio ringraziarti perché ho fatto un'ora piacevolissima con domande molto belle, ma d'altronde non aspettavo però altro, per conoscendo la tua passione e la tua competenza sull'argomento. Quando prima ho detto che non mi sarei azzardato a scrivere mai un saggio, ma avrei preferito virare sul romanzo, è perché so che sono quelli come te che scrivono i saggi bene, per cui. Ti ringrazio, adesso poi abbiamo delle novità in cantiere, poi dopo ci aggiorniamo prima privatamente, poi magari pubblicamente verrà fuori qualcosa. Molto volentieri. Presentazioni in programma, ce ne sono? Ma guarda, la situazione, sai com'è, ancora un po' tutta da chiarire col discorso di chi può, chi non può, dove, quando, quanti e così via. Ce n'è una pianificata a Brescia il 25, che è un venerdì sera alle 20:30, in contrada Pozzo dell'Olmo, per Brescia Estate Aperta, la rassegna credo sia. Io spero sinceramente che non ci siano precipitazioni adesso di situazioni, purtroppo questa situazione qui, anche oggi a Vienna, tra l'altro è peggiorato radicalmente, leggevo proprio la trasmissione, magari speriamo di no, ecco, tocchiamo ferro. Però sì, questa potrebbe essere una buona, sarei contento di fare una presentazione vera, perché queste sono molto belle, efficaci, mi piacciono, il contatto con la gente reale è ancora... Certo. Capisco benissimo, certo. Paolo, grazie mille. Scusa, l'ultima cosa, e poi ce ne sarà una qui a Vienna, alla libreria, una libreria italiana qui, per cui sì, però quella sarà più verso metà ottobre. C'è un po' di tempo ancora, sperando che la situazione regga, diciamo, in un certo senso. Esatto. Senti, Paolo, grazie mille ancora. Mi sono divertito, è stato molto piacevole. Grazie a te, bellissima chiacchierata, e ci risentiremo comunque, perché adesso con Game of Goals, come vedi, siamo a pieno regime, siamo attivi, quindi sicuramente poi qualche volta chiacchiereremo ancora, magari svisceranno qualche altro tema. Vi seguo assolutamente. Intanto ti saluto e noi ci sentiamo, e poi seguici comunque sia, seguici che avranno aggiornamenti appena possibile. Assolutamente. Ciao a tutti, buona serata. Grazie. Ciao. Grazie per l'attenzione.